Salve, Sergio Ferone, oggi ci occupiamo di bambini, bambini e visione. Cosa fare ai più piccoli? Prima di tutto fornire una buona assistenza, dando la possibilità di fare una buona visita ortottica. Cosa si basa la visita ortottica? Prima si stabilisce se vi sono o meno dei difetti refrattivi. Oggi, grazie agli strumenti di ultima generazione, possiamo tranquillamente fare degli esami poco invasivi e che eventualmente ci diano la presenza o meno di un difetto refrattivo. Dopodiché, quello che possiamo fare è verificare se ci sia o meno parallelismo oculare, quindi l'eventuale presenza di strabismi o microstrabismi, sia da lontano che da vicino. Guarda per la Fissa bene la tazzina, bravissimo. Verifichiamo anche la convergenza. Perfetto, possiamo ulteriormente verificare se ci sia fusione e quindi una buona collaborazione tra i due occhi. Perfetto, 4 Francesca, quante luci vedi? Perfetto, 4 in questi casi c'è una buona collaborazione tra i due occhi. Ora facciamo il test della profondità. Qui verifichiamo che il soggetto veda bene gli effetti tridimensionali. Cosa vedi qui? In Una questo. stella, un gatto e una macchina. Perfetto. Francesca ha una buona visione. In questo caso noi abbiamo l'assenza di difetti refrattivi. Dopo aver fatto il visus abbiamo controllato prima di tutto un buon visus. Dopodiché abbiamo accertato che ci fosse fusione, quindi collaborazione tra gli occhi, e anche steropsi, quindi percezione di una buona profondità. Bene, prevenire è meglio sicuramente che trovarsi di fronte a un problema che non è stato attenzionato. Vi informeremo presto sulle prossime attività di screening che faremo sia per bambini che per adulti.